Viva i nostri donatori, viva le nostre Avis, viva la donazione del sangue. È stata una giornata ricca di emozioni, quella vissuta sabato scorso nel Salone Metaurense del Palazzo Ducale di Pesaro, sede della Prefettura, dove è stato consegnato un riconoscimento a chi, con forte spirito di solidarietà e altruismo, ha continuato a sostenere la vita e la speranza per un futuro migliore. L'evento, intitolato 100 volte grazie, è stato rivolto ai donatori Avis più assidui del territorio. Infatti, durante l'iniziativa che si svolge ogni 4 anni, sono stati premiati i donatori delle 35 Avis comunali che hanno effettuato almeno 100 donazioni di sangue o plasma nel quadriennio 2019-2022. Racconta quella che è la spinta positiva del grande lavoro che viene fatto tutti i giorni sul territorio. Allora, eventi come questi permettono di celebrare con grande gioia e con grande partecipazione a ogni livello quello che è questo meraviglioso gesto che permette effettivamente di tenersi tutti insieme ancora di più dopo questi 2 anni che ci hanno tenuto così lontani. Noi come Marche siamo la seconda migliore qualità d'Italia in rapporto alla popolazione. Per arrivare a questi risultati c'è un grande lavoro dietro e questo grande lavoro è dato da tutta l'attenzione che abbiamo sui donatori e su tutta la formazione che facciamo ai donatori e ai nostri dirigenti per diffondere quella che è una capacità e una responsabilità nel dono. A livello provinciale, tra gennaio e ottobre 2022 sono state oltre 17.200 le donazioni, mentre nel 2021 più di 20.800 grazie a 12.148 donatori. La spinta di altruismo, ha commentato Graziano, è stata incessante. Altri 22 donatori di fanno raggiungono l'obiettivo delle 100 donazioni, quindi significa che la catena di solidarietà è sempre molto intensa e attiva. E infatti, se diamo un'occhiata ai numeri, su 1.000 abitanti a Fano 37 persone sono donatori o donatrici, quindi questo significa che c'è molta attenzione ai bisogni dell'altro, alle necessità di tante persone che dal sangue trovano indubbiamente la possibilità di vita. Da questo punto di vista è chiaro che l'Avis ha bisogno anche di una stretta collaborazione con il centro trasfusionale e allora è importante che la sanità dedichi anche attenzione al centro trasfusionale, al problema del personale, proprio perché si possa sempre più rispondere alle necessità del territorio. Le premiazioni si sono svolte alla presenza di tutti i presidenti delle Avis comunali e dei rispettivi sindaci o delegati, oltre che dei vertici di Avis Marche e dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze armate. La cerimonia è stata accompagnata dal complesso musicale di Fiati, i giovani rossignani, diretti dal maestro Vincenzo Piaggesi. Ci vogliono per donare sangue 100 volte, ci vogliono almeno 30 anni se non 40, quindi come dire, una vita dedicata a un pensiero sempre rivolto agli altri in termini di solidarietà, di aiuto e di grande disponibilità. Normalmente nella vita ognuno di noi ha i suoi problemi, problemi di lavoro, problemi familiari, problemi di salute, eppure quando uno arriva a questi traguardi vuol dire che il suo obiettivo è rimasto sempre quello iniziale, con entusiasmo, con voglia di darci per gli altri. Credo che anche il Salone della Prefettura dia valore a questa iniziativa, al riconoscimento di queste persone che, torno a ripetere, solidali all'infinito.